Sul fronte delle truffe agli anziani non c'è nulla di nuovo, anzi, le metodiche per carpire la buona fede dei malcapitati nonni sono ormai consolidate. La truffa dell'assicuratore, quella dei falsi addetti di vendite di aziende varie e variegate che devono controllare poi non si sa che cosa, e la sempreverde, come non ti ricordi di me, o la più subdola ancora, tecnica dell'abbraccio. Il signor Facchini, arzillo ottantenne fanese, nello scoperto della sua abitazione alle spalle del ristorante Pesce Azzurro, sabato mattina, come tanti suoi coetanei, assolve egregiamente il suo compito di nonno premuroso, intrattenendo e giocando con la sua amata nipotina, quando ad un certo punto mi si avvicina una ragazza di là della ringhiera e mi ha chiesto delle informazioni. Se conoscevo, mi ha detto un nome, a me mi viene in mente. Ho detto no, non conosco nessuno. E parlava mezzo spagnolo, misto e italiano. Ogni tanto cercava di allungarmi, voleva dirmi una cosa, la mano nella spalla, eh? Io ti ho sentito, guarda, bedagì, che infatti fosse stato un nonno, che non voglio di scura. Dopo 5-6 minuti, mi dai, ci salutiamo, e tu non mi dà la mano? Mi dice, farete sforzo, ti darò anche la mano. Mi dice, dà la mano, mi mette la mano nella spalla, così. Cercava ad abbracciarmi. Ho detto vado ad andare, vai. È andata via. Lì prima non ci ho fatto caso, ma dopo, appena visto che partiva, che si è messa quasi a correre, ho messo la mano nel collo. Mi ha fatto fesa la catena. Io sono corso dietro, ma lei stavo quasi per arrivare, ma si è infilata nella macchina con la portiera aperta e sono partito a razzo. Niente da fare, quindi la catenina ha preso il volo con i suoi ricordi e il suo valore. Ora sulla vicenda indagano gli uomini del comandante Barrasso della stazione dei carabinieri di Fano.